Eccoci tornati su Ark, come sempre vi ringrazio per il supporto che state dando alla serie. Allora raga, oggi non doveva esattamente andare così questo episodio, perché in realtà purtroppo ho avuto problemi con OBS, nel senso che un pezzo del video, diciamo, praticamente due clip, sono con lo schermo nero. Non ho ben capito perché. Quindi nulla, quello lì visto che c'avevo mezza clip, diciamo, che si vedeva lo schermo, mezza no, nulla, l'ho cestinato direttamente. A parte questo, per quanto riguarda oggi, per fare qualcosa anche un attimino più particolare, ce ne andremo a fare la cave del deserto dove ci sono anche i golem dentro, con banana, visto che con i dino è un po' troppo easy. Quindi nulla, mi sono un attimino equipaggiato alla meglio, nel senso. Ci abbiamo 100 colpi del pompa. Tra l'altro i fucili a pompa non sono malissimo, 251 e 319, ci abbiamo pure la Bloodstorm sopra casa, non ci credo. Ti prego non venire qui, perché se no mi scoppia tutta la casetta. E nulla, c'avevo anche delle cluster grenade che onestamente le ho usate forse 5-6 anni fa, un paio di volte, poi basta. Sostanzialmente queste qui sono tipo granate, solo che dovrebbero scoppiare più volte. Quindi nulla, l'ho trovato nei drop, ho detto guarda a sto punto, proviamole. Cioè nel senso ci sta secondo me. Poi mi sono portato un po' di risorse anche per riparare l'armatura, visto che andremo a piedi, quindi ci sta che magari, insomma, ci rompano. Ecco. Poi vabbè, c'ho la balestra con rampino, che questa è quella del drop. E questa qui invece me l'ha craftata a banana dal progetto. Infatti c'è scritto, craftata da banana. E nulla, questa qui ci ho messo le frecce per togliere praticamente le artropleure. Poi vabbè, avevamo preso due Fasula Sugus, uno in video e uno in live, quindi nulla, mi sono avanzati dei C4, ho detto guarda portiamoli, non si sa mai, se dobbiamo scappare, tiriamo indietro e poi scappiamo, nel senso. A parte questo nulla, ci sono anche le bandiere là sopra che praticamente in live tra i vari eventi comunque hanno affrontato, diciamo, i vari boss, visto che stavo vicino, ci ha dato le bandiere pure a noi. E nulla, per quanto riguarda Edino, abbiamo preso sta lumachina che è tipo bellissima. Tra l'altro me la porto dietro, che va, faccio vedere nel deserto, perché nel deserto è veramente tanta roba quella lì, per assurdo. Quella praticamente si addomestica addormentandola e poi tocca killarne un'altra per prendere praticamente la risorsa per addomesticarla veloce. A parte questo, vabbè, abbiamo l'acrocantosauro, però oggi direi che non è il caso di utilizzarlo. Sto cavallo qui è The Shiny Dino, credo. No, in realtà è una mutazione in colore. Praticamente era cucciolo, l'avevamo trovato tipo il primo o il secondo giorno che è startato il server. E nulla, raga, è tipo rosa. Quindi niente, me lo sono portato dietro a casa. Almeno ce lo teniamo come mascotte. Poi nulla, abbiamo la viverna del fuoco che ce l'avevano regalata. E poi niente, abbiamo quelle viverne frost che in realtà sono cresciute tipo tra stanotte e stamattina. Quindi le vorrei anche un attimino provare. E poi dovrei far vedere, eccolo qui. Poi c'è lui, che secondo me è bellissimo. Praticamente con Shiny Dino possono spawnare, diciamo, creature particolari, tra cui anche gli Spectral Dino, no? Sostanzialmente questo qui aveva preso la mutazione in colore, o meglio, più la mutazione in colore credo sia proprio spawnato questo colore così, è arancione, no? E nulla. Secondo me è veramente bello, tra l'altro se lo faccio di tipo così senza KOD rende meglio l'idea. Immaginate tipo qualcosa del tipo, non lo so, un raptor spettrale però tipo tutto rosso, tutto blu. Cioè secondo me ci sta veramente un casino. A parte questo, c'abbiamo delle uova da schiudere? Non credo. 145, 15, 105, 75, 110, 55, 90, 135. Caspita, sono tutte a livello basso. Le avevo tenute da parte perché ho detto vabbè, queste al massimo si schiudono, anche se sono di livello basso, questa però non è male.
che almeno così diciamo ci facciamo i pezzi per pigliare poi a Bloodstorm, no? Anche se probabilmente facciamo prima in giocatore singolo perché ci mancano veramente pochissimi pezzi. A parte questo, vado un attimo a schiudere sto vetto qui. Altro 37 livelli in peso, cioè nel senso. Se le via vendando è un attimo meglio. Le altre invece 25 in vita, 22 in danno. 32 in danno, 30 in vita. 40 in danno. Quella lì non è male, 40 in danno però, eh. Direi che andiamo a provare un attimo questa qui. Spero che ci arriva qui la mangiatoia, ma mi sa da no. Tanto questa è la prima volta che la provo. Allora penso come al solito con la C-grabba. Sinistro morso. Mamma mia, fortuna che se n'è andata quella. Tanto che livello. Curiosità. Perché no, possiamo via ancora. Cavoli. Tanto c'è la mutazione in colore giallo, tipo. Cioè, non mutazione in colore, proprio la colorazione gialla. Voglio vedere tipo col tasto destro. Vabbè, classica fiammata. Però aspetta un attimo, da danno ne fa un botto, tipo. Botta da lag, purtroppo la nostra basetta è un po' pesante. Ci sono qualcosa come 300-400 pezzi di struttura, col fatto che abbiamo messo le rocce, no? Ah, ho visto tipo il Sinomagrops da queste parti, non so che fine ha fatto. Vabbè, c'è la petta. Che in realtà si potrebbe anche pigliare prima o poi. Però prima voglio provare la fiammata. Comunque togli un bot. Considerate senza livelli. E poi li congela anche. Ah, verità. Non male. Ci voglio mettere un attimo i livelli. Perché cavolo ci abbiamo sta roba? Scusate, ma sta roba dove caspita abbiamo preso? A parte come sta a produrre roba, tipo. Cioè, lei praticamente si produce il cibo da sola. Cioè, fa tipo della carne congelata, vedete in basso. Comunque non so se abbiamo killato uno shiny o cosa, perché ci ha dato roba strana. Boh. Possibile che abbiamo killato uno shiny e non me ne sono accorto. Veramente strano. Vabbè. A parte questo, vi fa vedere anche un attimino per quanto riguarda i Dino Shiny sul server. Se vi craftate il telecomandino, praticamente li potete anche, diciamo, controllare così. Tipo Red Carino, in realtà c'è il Tornado Dragon. Caspita, anche il Golem. Tra l'altro, questi Dino qui, quando vedete special, sono, diciamo, particolari. Invece, questi qui sono comunque particolari, ma questi qui sono più rari da trovare, questi speciali. Poi praticamente quelli che c'è scritto Danger sono tipo boss, vanno killati per, diciamo, ottenere delle risorse, ecco. Però sostanzialmente è come avere un evento randomico H24 sul server. Sostanzialmente questi qui spawnano del livello 155, 160, 165, 170. Cioè, insomma, comunque è sopra al livello massimo, quindi ci sta anche andare, diciamo, a catturarle, ecco. A parte questo, boh, in realtà ce ne possiamo andare anche con lei. Voglio lasciare un attimo queste crocchette nel frigo, perché non si sa mai, cioè, ma possono comunque servire. Non ho ben capito da cosa le abbiamo pigliate, perché appena accesa la registrazione non ce l'avevamo, poi, boh. Apparsa a casissimo. Ma capito. Vabbè. Allora. Tra l'altro c'erano anche questi qui. Però no, non li posso fare. Vabbè. Ah, un'altra cosa vorrei far vedere.
Adesso c'è il po'. Questo non mi ricordo se l'ho fatto vedere. Dove è finito? Praticamente questo qui nel suo inventario va a produrre abitossine, che comunque può essere utile, cioè nel senso se volete fare magari, non lo so, i dardi o comunque qualcosa del genere. E questo qui meglio non cliccarlo mai perché poi non si vede un cavolo. Prima o poi finisce. Ok, fantastico. E poi nulla, abbiamo quest'altro gerboa qui. Tra l'altro è altissimo di livello perché era della mod quella shiny, no? Praticamente con shiny Dino. Ah, in realtà c'è anche il drago di roccia da farvi vedere se lo trovo. Praticamente con la mod shiny Dino potete utilizzare qualsiasi altra mod perché va a spawnare quella creatura che avete, diciamo, aggiunto sul server però modificata con shiny Dino. Quindi ci sta veramente un botto. Riuscisse a trovare il drago da roccia, io vorrei far vedere un attimino pure quello lì. Tra l'altro c'è anche il forno da piazza. Allora, eccolo qui. Questo praticamente è spawnato Kraken come, diciamo, categoria di dino speciale, The Shiny Dino. Ah, caspita, mi ero dimenticato che l'avevo lasciato lì. C'abbiamo anche la tigre questa qui congelata, che ci aveva dato a banana. E poi c'è lui. Che tra l'altro è veramente bello. Peccato che non plana però. Tra l'altro questo qui se non sbaglio era spawnato a 220. Può essere. Perché praticamente spawna più del 150 normalmente il drago di roccia. Quindi poi vado ad aggiungere il 20% di livelli in più se non sbaglio. E insomma è uscito abbastanza incredibile. Cioè nel senso. Peccato che i livelli in danno ha preso 71 livelli in stamina, se li pigliava 71 in danno, diciamo che sarebbe stato proprio male, ecco. A parte questo, nulla, ci piamava Viverna. Potremmo uscire anche da qui. Praticamente c'è più di un'entrata e più di un'uscita. E nulla, ci spostiamo alla cave e ci vediamo tra un attimino che ci andiamo a fare la cave a piedi con banana. Quindi nulla, ci vediamo tra poco. Allora, tralasciando che è uscita la tempesta di sabbia perché è giusto così. Praticamente, se vedete in basso a destra, c'è l'icona come se avessimo utilizzato il repellente. Ed è praticamente il gerboa. Cioè, praticamente se già avete lui in spalla, lo fa effetto repellente, quindi gli insetti non vi rompono le scatole, tipo mantide, eccetera, 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 no? Quindi, non lo so. Ci sta. Probabilmente lo tolgo prima di andare a fare la cave, perché sennò diventa un po' troppo easy. Però, diciamo, va a domesticare magari delle mantidi, cose così. O torna utile, in realtà anche quando andare a fare la cave. Quindi diciamo comunque ci sono un sacco di dino che diventano veramente particolari con Shiny Dino. Personalmente mi sta piacendo veramente un botto. Come mod diciamo Shiny Dino e Prehistoric Beast secondo me per una collezione vanilla sono veramente top. Cioè nel senso andate ad aggiungere un sacco di roba. Tra l'altro come vedete un sacco di persone hanno comunque utilizzato diciamo questi sassi ecco. Tra l'altro questo qui è il draghetto polare che abbiamo preso, o meglio, hanno preso tramite l'evento, credo, 4-5 giorni fa. Lo faccio vedere anche questo qui, che è quello che hanno preso ieri, praticamente. Praticamente è un draghetto d'acqua che sostanzialmente tira una sfera, una bolla, e fa in realtà un bel po' di danno, mi diceva Stecca, quindi... Ci sta, veramente particolare. Purtroppo un sacco di creature, per quanto riguarda Prehistoric Beast, Draconic Chronicle, non spawnano su Scorcerto perché comunque è una mappa con un unico bioma. Probabilmente tipo su una mappa come The Center che ha più biomi, c'ha la Redwood, c'ha la neve, bioma vulcanico, oceano a dir poco enorme, bioma giungla, spiagge, eccetera, eccetera. Diciamo, spawnano, non dico tutti, ma molto probabilmente il 99%, ecco.
Considerate che spesso e volentieri il bioma, diciamo, lavico sulle mappe moddate ve lo va a considerare come bioma deserto, quindi anche le creature che sono nel deserto spesso e volentieri lì comunque si trovano. Tanto qui c'è un altro lumachino, guardate quanto è bello. Ora lo faccio vedere anche a nostra. Allora, parcheggiamo un attimo la viverna qui. Praticamente lei la potete utilizzare anche per addomesticare tipo golem, cose così. Se bugga un pochettino nel deserto, però in realtà, cioè nel senso, è abbastanza veloce. Non è proprio velocissima, però ci sta. Poi comunque la piattaforma è veramente grande. C'è un sacco di vita, perché comunque 13.000 di vita senza livelli è abbastanza notevole. Stessa cosa per quanto riguarda il peso, 2.700, veramente tanta roba. Tra l'altro questo qui mi sa che è uno di quei serpenti moddati giganti. E infatti, perde livello 5. Peccato che quando è selvatica è molto più veloce di quando è addomesticato. Magari ora vado a colpire quella lì, giusto per far vedere quanto effettivamente diventa veloce quando comincia a scappare. Cioè diventa veramente no veloce di più. Caspita, è Fasula Sucus. Mamma mia, 34 livelli in ossigeno, però peccato. Cioè nel senso, quello lì 135 non sarebbe stato male, la verità. Non lo so, magari dopo me lo venga a pia. Anche se 34 livelli, se l'avesse preso in qualche altra stat, sarebbe stato meglio, la verità. Allora, un attimino. Là invece c'è quella specie di Yuti strano, che mangia tra l'altro kibble contaminate. Ma che cavolo? Guardate quanto è veloce. Cioè, quanto è selvatica, è velocissima quella comunque. No? È un botto veloce. Invece questo qui mangia le uova di spino, ma che cavolo? Credo vada bene qualsiasi uovo in realtà. Ma sembra strano che mangi soltanto quelle dello spino, ecco. A parte questo nulla. Ma fermo un attimo qui. Aspettiamo banana e poi ci andiamo a fare la cave. Ci vediamo tra poco. Comunque fare le cave a piedi secondo me è un attimo più divertente pure rispetto a farle guidino. Guidino a volte magari è un po' troppo semplice. Anche se in realtà non c'è un cavo. Banana non è che si fida tanto. Vedo che si è messo addirittura l'armatura in ferro. Cioè, nel senso. Ok. Allora. Ecco qua. Addirittura colpisce l'assalto. Non ci credo. No, vabbè. Ma che cavolo. Che esagerato. Ma sta attento che ci abbiamo comunque due colpi, cavolo. Sento cose. Oh oh. No? Purtroppo nelle piantine non si vede. Ma finché so così che non arrivano 10.000 alla volta è anche abbastanza tranquillo. Quello gli esplode direttamente alla freccia, quasi quasi. Già Abarth è potenziato, poi col fatto che l'altro plebro comunque piglia il danno in testa. E comunque piglia il danno aumentato dalle frecce, le altre pleure volano. Uè mamma. Non capisco se è vivo o è morto. È morto. Ah, ecco qua. Sto caspita di coso. Vabbè, ci abbiamo 70 secondi, non è un problema. Credo, più o meno. Il tutto è abbastanza tranquillo, la verità. Ecco qua. Perché caspita, non mi sta zitto. Mi sono infettato a banana. Allora, ripara. Ripara. Che cavolo era?
Ah, c'è un sassolino che gira. Credo sia tipo dentro a un tunnel. Caspita, lì. Vuoi aspettare un attimo 16-17 secondi? Sembra tipo che sta franando, in realtà. Qui. Ui, mamma, ma sta calmo. Ma sto autokillando! Ma che cavolo! Ok. Sento un banana selvatico nella cave che cerca di sopravvivere, tipo. Fammi lasciare un paio di sacchi a pelo. Comunque non ho capito se tipo quella granata cluster mi sono tipo fatto danno da solo. O cosa, cioè, perché a un certo punto, boh, è stato strano. La verità. Oh, no! Mannaggia, oh. Ecco qua. Oh, quante caspita siete, mamma mia. Fortuna che c'è il sasso. Uno è andato. Ecco qua. Sono andato pure io, ma sa. Quanta roba mi ha rotto? In realtà non troppo. Più che altro che ogni volta tocca riparare tutto perché, mamma mia, cioè, ti distrugge tutta l'armatura, cavolo. Però in realtà credo che stiamo a buon punto. Ok. Un attimino. Caspita quanta roba. Sembra tipo Capodanno. Non si vede un cavolo. Ok. Oh oh. Mi sembra un po' eccessivo così però. Non muore, raga, non muore, raga è mortale. Oh oh. Nerfate sta caspita di mantide. Cioè, ma non lo so. Era immortale, cavolo, cioè nel senso. Mi sembra un po' esagerato. Ok, con calma. Un attimo che si ripara tutto. La cosa buona della mimetica è che comunque qua dentro va riparata easy. Perché comunque ci avete a portata di mano sia il polimero, sia la pelle, eccetera, no? Quindi è abbastanza tranquillo. Tipo ora. No, in realtà c'è tutto. Non capisco se è viva o è morta quella. Decisamente è viva. Su tutte e due. Ma guarda, sta grandissima. Ora avevo riparato. Ma che cavolo! Oh. Ok? Credo. No, Amantide no. Amantide vola. Vediamo se riusciamo a togliere i pipistrelli. Ok, no. Ma che cavolo? No, altro pleura. Ok. Mantide palesemente buggata da qualche parte. Da quanta caspita di roba là dietro. Oh cavolo, ma quello è vivo. No. Ok. Quanta caspita di vita c'hanno queste creature? No, 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 no.
Ok. Qua non si capisce più un cavolo. Qual è la roba viva e quale non lo è. Banana è rimasto praticamente senza armatura. Devo recuperare un attimo un po' di pelle. Se ci fosse anche... Ok. Almeno gli sono rimasti i pantaloni, no? Cioè... Già è una cosa positiva, almeno un minimo d'armatura. Io spero che non stiamo a tornare indietro. Ce n'è una glitchata dentro la parete, non so. E infatti. Esce fuori. Ovviamente. Sto caspita di pipistrello. Oh oh. Male, 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 male. No. Cavolo. Dicevano, cosa vuoi che possa mai andare storto in una cave a piedi? Potenzialmente tutto e... Tutto? Credo. Povero Bananza senza armor. Aspetta un attimino. Addirittura con l'elmetto su Wood. Cavolo, ci abbiamo anche da via l'acqua, vabbè che comunque. Ok, funziona. Non si sa da dove caspita, ha recuperato l'acqua che è tipo una roccia però. Ok. Giusto in amicizia. In realtà amante è un problema. Anche se non la vedo. Eh sì, vabbè, dentro la parete mi sembra un attimo eccessivo, tipo. Ma che cavolo? Oh! Ma ha letteralmente tolto tutta l'arma. Ma che cavolo? No, raga, non l'ho capito. Ho laggato. Ma tipo tira da granata sui piedi. Ma che caspita. Allora ci siamo. È tornato pure banana. Vediamo un attimo se riusciamo a concludere. Spero che non è respawnato tutto. Perché se no abbiamo un problema. Allora. Cavolo. Ok. Pipistrello del cavolo. Ok. È qualcosa è respawnato, però fortunatamente non tutto, dai. Ma che cavolo? Non me lo fa lasciare. Ma va. Cioè. Che cavolo? Le mantidi hanno i problemi in questa cave comunque. Cioè, guarda. Ok, cioè, strano. Palesemente. Più che altro mi ha fatto dire il C4, cioè, nel senso. Caspita da fregatura. No, eh. Cioè, mi ha rotto attraverso la parete. Ma... Ok.
sto caspita di topo volante. Mamma mia, quanta roba. Sono morto, mi sa. Mamma mia, che casino. Io sinceramente non so quante caspite porto riparato questa armatura, ma probabilmente. Siamo quasi al capolinea. Cioè, nel senso. Più che altro perché è finito il polimero. Purtroppo, vedete, sono tipo dentro la texture, quindi è. Non è proprio semplice neanche toglierle. Boh, io li lascerei lì. Allora, quella là. Subito, subito. Non si può piazzare, guarda che fregatura. Banana è tipo un carro armato comunque. Lo chiamavano Banana l'immortale. Oh! Ecco. Mamma mia. Serpente, se non mi freghi le mantidi, io forse posso anche riparare l'armatura, cioè nel senso. Ma che cavolo. Allora, la situazione non è buona. Anche perché quasi finiti i colpi. Ok, quella si è tolta. Quella di testa proprio addirittura, c'è, cioè, incredibile. Qua penso che tutto si sia più o meno tolto di mezzo. Amantide dentro la roccia è sempre incredibile comunque. No. Ok. Cavolo. No. Per fortuna è del livello 15 questo. Voglio vedere un attimo se posso riparare qualcosa. Questo pure, manca la pelle. Come caspita non fa mancare la pelle che c'è la piena di serpente? Infatti diceva banana, non è spawnato neanche un drop. Cioè, nel senso, secondo me è un drop. Ce lo saremmo anche meritati, caspita. Sto caspita di pollo, guarda. Il problema è un po' amantide, però. Che livello, eh? Ah, prova a colpi da lontano. Nel senso. Se ci arriva la Fridge. Allora, se non siamo quasi alla fine, siamo messi veramente male. Vedo l'artefatto. Non è vero, è una cassetta di troppo. Tra l'altro non mi dice nemmeno che c'è dentro. L'armatura del deserto, che comunque. Quello come togliamo di mezzo. Mi sta tirando, non lo so, di tutto. Ma che cavolo. No, raga, questo è un caspito, lo togliamo. Almeno sta fermo ora. Cavoli, oh.
Devo fare qualche colpo in più del pompa, cavolo. Mamma mia, cioè veramente assurdo. Voglio cercare di togliere almeno il pipistrello da lontano. Ok. E comunque è meglio di niente, cioè nel senso, armatura del deserto ascendente può essere comunque utile. Caspita, che botta di luminosità. Ok. Ok, il cavolo. Ecco qua. Devi a colpi di torcia, caspita, oh. Cioè nel senso. Oh. Certo che una spada ma la potevo pure fare, no? Ok. Mi sembra di sentire cose. Con calma, piano piano, ci siamo quasi. Non si vede un caspita con tutte queste piantine. Secondo me così è abbastanza geniale, soprattutto se non perdo aggro, tipo. Che non mi è rimasto veramente niente, cioè nel senso c'ho solo le frecce. Basta. Certo che magari non lo so, una spada. Ah, potrebbero anche droppare, per dire. Dai che ci siamo. Oh. E quello? Oh cavolo. Quello è un disastro. Mamma mia. Ok. Ciao, possiamo fare comunque, dai. 3.600 di vita. Aia. Perché non sto zitto? Mamma che botte mi ha tirato comunque. Ma sa che c'è un altro pure dietro. Vabbè. Non ci credo. Ha pigliato pure da lì. Ma sa che qua l'unica è scappare all'artefatto per rampino, perché sennò. Veramente diventa abbastanza ingestibile. Cioè, uno, ok, due, un po' too much. Cavoli. Ole. Ma ne uscì un altro. E niente, ora praticamente per uscire possiamo andare anche a parete. Credo. Cioè, nel senso, basta tirarsi col rampino e pace. Tra l'altro, è scritto a banana corri come se non ci fosse un domani. Cioè, nel senso. Anche perché qua ancora c'è un botto di roba. Però quel drop lì. Quello lì andrebbe preso. La verità. Oh mamma quanta roba. No! Cavolo, sono morto male. Peccato.
Poteva essere un'uscita epica con Rampino, però vabbè. Peccato. Un po' per scoccio perché mi ha rovinato un po' il video. Sta morte così per uscita da Kiev, però in realtà nel complesso credo che il tutto sia stato abbastanza divertente in realtà. E niente, raga, peccato per il finale, però comunque spero che il tutto sia stato abbastanza divertente, insomma. Quindi niente. Direi che per oggi è tutto, spero che comunque questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando iscrivetevi, lasciate un commento, mi piace e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao belli e grazie mille a Banana che ci ha dato una mano anche oggi. Ci vediamo al prossimo video. Bella!